Volevo valutare con voi 5 cose che mi sarebbe piaciuto sapere prima di iniziare l'università. Partiamo dalla numero 1, che è studiare volta per volta. All'università le lezioni sono distribuite lungo la settimana, però un po' a caso, e ci sono molti spazi vuoti, dei buchi, in cui non puoi uscire o fare altro. Potresti perdere tempo su Instagram o giocando a scacchi o qualsiasi altra roba, ma il modo migliore per impiegare questo tempo è studiare, specialmente se sei obbligato a stare all'università perché magari vivi lontano e hai tipo 2 ore di pausa, quindi non ha senso tornare a casa per poi tornare all'università. Ma è veramente, veramente, veramente importante non sprecare questo prezioso tempo, perché non tornerà, e durante la sessione studiare tutto in una sola volta non ha senso. Anch'io faccio un po' fatica a farlo perché spesso mi perdo con i miei compagni in chiacchiere. Qui l'unica cosa è trovare delle persone che ti motivino e a un certo punto ti dicono: "Ra, stai zitto, studia." Oppure, ho visto farlo anche da altre persone, semplicemente non passare questi intervalli molto dilatati con i tuoi amici, ma vai in biblioteca a studiare, vai su un altro tavolo a studiare. Ci vuole un po' di forza di volontà, c'è, come dire, un attrito sociale nel farlo perché sembri tipo il tizio strano che se ne va, ma in realtà nemmeno tanto, perché magari i primi esami, in cui nessuno ha ben capito, magari sì, ti possono prendere in giro, però poi dopo, quando hanno capito che bisogna studiare, nessuno ti prende in giro, anzi, se studi sei visto bene. C'è questo ragazzo di cui non ti ho il nome, che adesso è in Erasmus, praticamente lui andava ogni volta a studiare da solo in biblioteca, spoiler, alla media più alta del gruppo. Altri ragazzi invece che giocano, ma non giocare tipo sport, giocare tipo carte, cioè quei giochi inutili che si fanno in vacanza per perdere tempo, ma che non vanno fatti durante le lezioni, perché durante le lezioni non bisogna perdere tempo. Persone che pensano che il tempo sia infinito, poi hanno 7 esami indietro e non sanno come fare. Non dico i nomi, ma sono persone reali che conosco. Ora, abbiamo detto che dovete studiare volta per volta, ma su cosa dovete studiare? E qui il consiglio numero 2: prendete bene gli appunti, ma di tutto, e cercate di avere dei metodi buoni per prendere appunti. In che senso? A seconda di come il prof spiega, ci sono metodi migliori di prendere appunti rispetto ad altri. Ad esempio, se il prof spiega con le slide e vi fornisce le slide e legge letteralmente le slide, ha molto senso stamparsi le slide o prendersi un iPad e scaricarsi le slide e poi con la penna scrivere gli appunti sulla slide o con l'Apple Pencil scriverli sull'iPad. In questo modo, quando studiate, vi ricordate più o meno la lezione, cosa ha detto il prof in quel momento, perché ci avete letteralmente la slide davanti, e quindi è molto più facile che aver semplicemente preso appunti con la penna, soprattutto nei casi in cui la slide abbia molto testo, perché dovreste copiare tutto e non si capisce niente, magari perdete pure dei pezzi. Se invece il prof spiega con la lavagna e non con le slide, ovviamente ha più senso un quaderno semplice, oppure sull'iPad una di quelle app come Notability, GoodNotes o anche Freeform, Note, quello che volete, in cui semplicemente avete il foglio bianco e scrivete quello che dice il prof. Non passate le lezioni col cellulare in mano a scrollare TikTok, perché poi pagate questa distrazione, la pagate quando studiate, perché nei vostri appunti mancano dei pezzi. Ho visto persone, specialmente quando ero al primo anno, che non prendevano proprio appunti. Queste persone al terzo anno non le vedo più, sono scomparse. È vero che ci sono gli appunti online, ma prendere appunti a lezione è parte dello studio, perché è la parte di comprensione. Banalmente, mettete che il telefono vi faccia buttare via un semestre dell'università. Sono 6 mesi in cui ritardate il vostro stipendio. Sono 6.000 euro. 6.000 euro perché non volete spegnere il telefono? Dai, ma voglio dire, non è che serva spegnerlo per forza, potete anche metterlo lì acceso. Però la questione è: non tenetelo in mano. Questo consiglio l'avrei voluto sapere prima dell'università, e soprattutto tornerei indietro per prendermi a schiaffi, perché letteralmente nel primo anno c'erano dei buchi nei miei appunti, perché ricevevo messaggi da gruppi, così, no, perché poi conosci 9 persone, quindi vuoi un po' farci amicizia. Ok, va bene, l'amicizia si fa a pausa pranzo. Durante la lezione, se potessi tornare indietro, prenderei a sberle me stesso e direi: "Francesco, durante la lezione il telefono lo spegni." Anche durante lo studio sarebbe l'ideale spegnerlo, e sarebbe l'ideale spegnerlo anche di notte. Perché il terzo consiglio che avrei voluto sapere prima di cominciare l'università è: dormi, dormi un sacco. Il tuo cervello ha bisogno di dormire, perché durante la notte organizza, riordina le informazioni che hai acquisito durante il giorno. Quindi è davvero importante dormire, ma dormire 8 ore. Per dormire 8 ore bisogna stare almeno 8 ore e mezza, 9 a letto. A quest'età è facile andare a dormire a mezzanotte, ma non puoi poi svegliarti alle 8 e mezza, perché le lezioni a volte cominciano alle 8. Come fare quindi? Bisogna andare a dormire prima. Adesso sto leggendo un libro che si chiama Why We Sleep di Matthew Walker, che è un PhD. Non dovete assolutamente mostrare luce ai vostri occhi
tra le 22 e le 4. Dovete andare a dormire. Nel vostro cervello avviene un bagno chimico che sciacqua via l'adenosina, che il vostro cervello ha accumulato mentre funzionava bene durante il giorno, deve essere sciacquata via, mandata via ai reni, per sentirvi freschi la mattina dopo. E seconda cosa, vedere luce al mattino. Questo per il ritmo circadiano, che è l'altro fattore, il secondo fattore che influenza il sonno. Noi umani, ma tanti animali, praticamente tutti i mammiferi, tutti i vertebrati, abbiamo un sistema che ci dice più o meno che ora del giorno è. Non ci dice l'ora, però ci fa capire se è mattino o sera. Ed è quello che si sballa poi col fuso orario. Il nostro orologio interno per noi umani è il suprachiasmatic nucleus, che sta all'incrocio di due nervi ottici al centro della testa. E qual è il problema? È che non è molto preciso, perché non è un orologio meccanico, è un orologio biologico, e le reazioni chimiche non è che avvengono o non avvengono, ma hanno una certa probabilità di avvenire. Quindi non fa sempre le 24 ore esatte, c'è chi ce l'ha un po' sfasato. Sostanzialmente qual è il punto? È che ogni giorno va settato, è come se voi aveste una sveglia, ogni giorno dovete mettere l'orario a posto perché si sballa di qualche minuto. E come si fa? Si fa al mattino, guardando la luce all'orario in cui dovreste svegliarvi naturalmente. Se lo fate per almeno 2 settimane, dopo un po' vi accorgerete che il vostro cervello si abitua ad alzarsi a quell'ora, come se si sincronizzasse. È il trucco con cui magari avete provato sicuramente in vacanza d'estate, vi svegliate autonomamente senza una sveglia. Questi due sistemi, quindi il bagno chimico dell'adenosina e il ritmo circadiano, funzionano assieme e sono indipendenti, ciò significa che dovete aggiustarvi un po' a entrambi. Quindi andate a dormire alle 22, così avete abbastanza tempo per il bagno chimico dell'adenosina, e la mattina guardate una fonte di luce. Non va bene il telefono non è abbastanza luminoso. Dovete guardare il cielo, non il sole, perché quello è troppo luminoso, però guardate il cielo è perfetto. So che molti di voi la sera verso le 22, ma devo scrivere ai miei amici perché c'è il calcetto, il fantacalcio, la tipa, bla bla bla. Scrivete domani o scrivete prima. Avete anche le 18 prima di cena, un orario in cui spesso si può stare online. Non perdete tempo la sera, perché il vostro sonno è molto più importante del calcetto, e se non lo volete capire siete destinati al fallimento, alla povertà, alla tristezza eterna. Sto scherzando ovviamente, però è importante. Numero 4, compratevi un abbonamento dei mezzi. Non ha assolutamente senso pensare di andare all'università in monopattino elettrico, perché, beh, diciamo, siete un po' di sfigati, perché non siete di Maranza, costa un sacco se lo prendete in affitto, e a mio parere, se è vostro, vendetelo, compratevi una bici, perché vi fa anche meglio al cuore, vi fa le attività cardiovascolari la bici. Andatevi a guardare un parametro che si chiama VO2 max, è la quantità massima di volume per chilogrammo corporeo che il vostro corpo riesce a utilizzare, diciamo è quanto siete efficienti dal punto di vista aerobico. Se andate con il monopattino per 12 mesi, vi garantisco che questo valore si schianta al suolo e diventate delle patate. Andate a correre, andate in bici, muovetevi, oppure prendete un abbonamento per i mezzi se è troppo distante per coprire la distanza autonomamente. Perché l'abbonamento? Perché si risparmia un casino di soldi. Io risparmio circa 300 euro all'anno per l'abbonamento dei mezzi, e soprattutto lo Stato spesso dà dei bonus. Questi sono importanti perché vi permettono di risparmiare notevolmente sull'abbonamento, che viene addirittura in certi casi rimborsato interamente. Poi dipende spesso dal soglio di reddito della vostra famiglia. Però non è male e io ve lo consiglio. Spesso i treni fanno ritardo o ci sono casini, tipo che non ci sono abbastanza treni per le persone, però il treno è un posto dove tutto sommato si può studiare ed è abbastanza tranquillo. Addirittura molti di voi magari diventeranno solo fuori sede. Ho conosciuto un ragazzo che viene da Udine, prima era fuori sede a Milano, si è spostato fuori sede a Monza, che è a nord-est di Milano, col treno ci vogliono 40 minuti, perché risparmiava notevolmente con l'abbonamento dei mezzi rispetto all'affitto, cioè affitto di Monza più abbonamento dei mezzi costava molto di meno che affitto di Milano più abbonamento di Milano. Ovviamente costa di meno perché fai meno strada, però probabilmente l'affitto costava così tanto che gli conveniva andare a Monza. Ci sono anche altri posti tipo Lissone, Desio, Seregno, tutti collegati in realtà anche a est, ovest e sud, è pieno. Vi fa risparmiare notevolmente e vi dà del tempo in treno per socializzare, perché comunque ci sono sicuramente delle persone che faranno il viaggio con voi, oppure per studiare o per leggere, fate quello che volete. Per favore, di nuovo, non utilizzatelo per scrollare TikTok, perché altrimenti allora sto video è inutile. Non ce l'ho con TikTok, semplicemente che vedo molti che ci soffrono sopra. Se vi stanno piacendo finora i consigli, prima di rivelarvi l'ultimo, vi chiedo di mettere like al video, di iscrivervi, e vi dico
che in descrizione ho lasciato un link al gruppo WhatsApp per i miei iscritti, dove potete fare domande e conoscere nuove persone. Può esservi utile, dateci un occhio. Vi chiedo però, se entrate, almeno di presentarvi. Il consiglio numero 5 è quello di stare fuori casa il più tempo possibile. Questo davvero avrei voluto che me l'avessero detto subito il primo giorno del primo anno. L'università è un'opportunità che arriva una sola volta nella vita. Dovete conoscere persone, vedere cose, spostarvi, eccetera. Stare a casa non va bene. Vedo molti ragazzi della mia età, anche più grandi, della cosa che mi preoccupa, che stanno a casa a, non lo so, a piangere su se stessi. In realtà non è vero, guardano i social prevalentemente o giocano ai videogiochi. Ragazzi, questa cosa non ha senso. C'è un mondo di opportunità là fuori. Se state a casa, state a casa a studiare, a mangiare o a dormire. Ma tutto il resto del tempo che avete, passatelo fuori. Anche se riuscite e studiate in biblioteca, così state fuori anche quando studiate, no? Il vostro cervello è letteralmente programmato per dedicare a ogni luogo una funzione. In casa ci sono troppe distrazioni, troppe scocciature spesso, e so che alcuni hanno proprio una repulsione per l'uscire di casa perché si fa fatica a mettere le scarpe. Ma lo sappiamo tutti che poi dopo, quando uscite, c'è il sole, passate una bella giornata all'aria aperta, nella natura, ci volete tornare. E poi diciamocelo, siete all'università, quindi dovete abituarvi ad andare fuori di casa. È un processo. Anche se siete fuori sede, la casa usatela strategicamente, la condividete molto probabilmente, quindi usatela per conoscere persone, invitateli a casa, fate queste cose qui. Non state seduti sul divano, perché sennò voi state letteralmente pagando un affitto molto spesso estremamente costoso per stare su un divano. Cioè, che senso ha? No, usatela in maniera intelligente. Usatela come punto per spostarvi e andare a vedere luoghi che altrimenti non avreste mai potuto vedere. Stare fuori è importante. Fare sport fuori è importante. Conoscere persone fuori è importante. Studiare fuori è importante. Stare a casa? No, anche io, primo anno e anche prima metà del secondo anno, ero fissato che mi ero messo a fare due startup, che poi non sono andate da nessuna parte. Ho sprecato un sacco di tempo stando in casa a programmare cose di questo genere. Sì, figo, adesso so fare web app e compagnia bella, e so fare gli account, so fare queste robe qua, però quel tempo l'avrei potuto impiegare diversamente. È vero che le startup, se avessero avuto successo, sarebbe stato incredibilmente figo, ma c'era una probabilità, non una certezza. Molti seguono da casa. Io ho provato a seguire da casa. In certi casi sono addirittura più comodo proprio a seguire da casa il giovedì, in cui ho lezione solo 2 ore e non ha senso prendere il treno, fare 2 ore là e poi tornare qua. Quella lezione la posso seguire da casa. Ma mi sono accorto che quando sono a casa riesco a fare molte meno cose di quando sono in università. Mi rimane di meno il ricordo, tutti i giorni sembrano quasi uguali, invece in università cambia sempre qualcosa. Quindi il mio quinto e forse più grande consiglio è quello di uscire di casa. Mettete la crema solare, vestitevi bene e andate all'aria aperta, al sole. E se vi state chiedendo perché ho questo affare, è perché mi fa male il polso e studio ingegneria, quindi giustamente ho creato questa cosa. Grazie mille per aver visto il video, io vi lascio quest'altro video qui, mi raccomando iscrivetevi per la miseria, lasciatemi anche un commento su cos'altro vorreste vedere e ci vediamo nel prossimo video.